proseguire sulla strada già tracciata dalla passata amministrazione. Lo ha ribadito con forza il candidato sindaco di Paceco, Filiberto Reina, durante il comizio tenuto in piazza Vittorio Emanuele. La squadra è stata fatta scegliendo ad uno uomini e persone per la loro professionalità, intellettualità e la loro etica che distinguono la nostra comunità. Come capolista è stato scelto e ha voluto dare il suo apporto il sindaco uscente Gino Martoran, di cui sono orgoglioso che faccia parte di questa squadra, che oltre a completare il lavoro fatto nella vecchia consiliatura, adesso ci proponiamo ben altro come rilancio per la nostra comunità. Presenti la senatrice Pamela Orrù ed il deputato regionale Baldo Gucciardi. Filiberto è stato un vero servitore delle istituzioni in questa città, con la sua sobrietà, con il suo modo serio, determinato di affrontare i problemi del proprio territorio, dei propri concittadini. Si è conquistato innanzitutto la fiducia della comunità di riferimento, che in questo caso è la comunità di Paceco. Io per rapporto personale, per rapporto politico e perché Filiberto Reina è davvero una grandissima persona che merita il riconoscimento da parte dei concittadini, dei suoi concittadini pacecoti, che io credo vorranno eleggerlo alla massima carica cittadina, Filiberto Reina rappresenta davvero la prospettiva rispetto al buon lavoro che in questi ultimi 10 anni è stato fatto in questa città. La giovanissima Federica Gallo, candidata al Consiglio Comunale di Paceco, ha incontrato ieri cittadini e simpatizzanti al Baglio Cantello. Presente anche il candidato sindaco Giuseppe Scarcella, che ha illustrato il suo programma. Riteniamo che sia importante ripristinare il funzionamento democratico di questa amministrazione per dare risposte, per assicurare dei servizi alla cittadinanza, per migliorare questo stato di cose che a noi non piace. La prima cosa che farò sarà un incontro con il personale al fine di ottimizzare al meglio le risorse umane di cui Paceco dispone, procedere alla stabilizzazione dei lavoratori precari in modo tale da poter dare delle risposte concrete, diciamo, e in termini di funzionamento della stessa macchina amministrativa. È la mia prima esperienza in ambito politico dal punto di vista attivo, però nonostante appunto la mia giovane età ho le idee abbastanza chiare e spero che anche i cittadini le abbiano altrettanto chiare. E quindi mi auguro che i miei concittadini sappiano fare una scelta abbastanza ragionata e soprattutto che siano in grado di fare una scelta volta al miglioramento del paese. Ospite d'onore della serata, l'assessore regionale Mimmo Turano. Una sera di campagna elettorale a Paceco e ne vale la pena. Sono impegnato in tutta la Sicilia, ma con piacere sono a casa di amici per sostenere tanto il nostro candidato sindaco quanto Federica Gallo al Consiglio Comunale. E io credo che a Paceco serva qualcosa di nuovo, di dinamico, una campagna elettorale molto difficile. La vinciamo soltanto se questa sera ci sentiamo tutti un pochettino Federica, un pochettino Scarcella. Dobbiamo provarci per davvero. Paceco è una realtà importante, sottovalutata, che è stata per un lungo periodo al traino di altre realtà. Questa dimensione nuova e questa volontà politica di costruire una squadra nuova permetterà di raggiungere l'obiettivo della loro elezione, della nostra vittoria e di un rilancio del territorio. Proseguendo con le iniziative elettorali di Trapani, le tematiche agricole, dalle microtossine nel grano duro all'iter per il riconoscimento della DOP per l'aglio rosso di Nubia, sono stati temi al centro della manifestazione promossa da Giuseppe Pellegrino, candidato con Demos per il rinnovo del Consiglio Comunale di Trapani. Noi nel 2017 abbiamo iniziato un rapporto politico interessante con l'onorevole Giuffrida, perché attorno alla problematica del grano duro, quindi di questo grano è salute, grano è micotossine, che significa? Il grano duro italiano è un grano eccezionale dove non ci sono micotossine, e invece il regolamento comunitario del 1881 del 2006 consente di fare importare in Italia i grani esteri con presenza di fino a 1750 di parti per miliardo di micotossine. Questo che cosa comporta? Che praticamente noi potremmo mangiare grano eccezionale, invece mangiamo pasta e pane possibilmente inquinato.
quindi la possibilità di modificare questo regolamento comunitario. E poi c'è la problematica dell'aglio rosso di Nubia, che siccome è stato presentato la richiesta di riconoscimento della DOP aglio rosso di Nubia, siamo arrivati già al Ministero, siccome poi c'è un passaggio a livello comunitario, e quindi abbiamo voluto coinvolgere l'onorevole Giuffrida affinché questo progetto di riconoscimento della DOP aglio rosso di Nubia vada a concretezza e prima possibile. Proseguono intanto i comizi del candidato sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che questa sera alle 20.30 sarà a Palma in piazza Giuseppe Montalto, domani invece sempre alle 20.30 in piazza Matrice a Xitta. Il candidato sindaco di Trapani Peppe Bologna ha incontrato ieri sera gli abitanti di Fontanelle Milo. «Sono fermamente convinto», ha dichiarato, «che questo distretto ha tutte le caratteristiche per diventare il fiore all'occhiello della città. Non è una promessa elettorale, ma un impegno concreto di un trapanese che vive e ama la propria città». Questa sera, secondo appuntamento, nei quartieri popolari. Alle 20.30 Bologna sarà in piazza Terenzio a Sant'Alberto. Domani sera in piazza Senatore Grammatico all'Arione Cappuccinelli. Quella della corretta gestione dei rifiuti è una sfida da vincere a tutti i costi. Ad affermarlo il candidato sindaco per San Vito, Gaspare Scola, candidato nella lista Orgoglio Sanvitese, che aggiunge: «L'obiettivo è quello di raggiungere il 65%. Sarà questo uno degli impegni del nostro governo cittadino. Numeri possibili da raggiungere non solo migliorando il servizio raccolta, ma anche collaborando tutti insieme. Albergatori, turisti, ristoratori e cittadini. Puntiamo dritti all'obiettivo per il rispetto dell'ambiente e per le agevolazioni fiscali sulla tassa dei rifiuti, di cui tutti trarranno vantaggio». Spostandoci in Lega, di ieri pomeriggio si è tenuto un comizio davanti il comitato elettorale del candidato sindaco delle Isole Egadi Totò Braschi. Insieme a Braschi è intervenuto anche l'assessore designato Gaspare Hernandez. Questa mattina invece il candidato sindaco dell'Isola Egadi, Totò Braschi, ha incontrato i vertici della SEA, azienda proprietaria della centrale elettrica, per discutere di energia rinnovabile.